chiudo, taglio e voilà. Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi impastiamo il cornetto gigante, cornetto quello bello grande per le feste dei bambini. Lo facciamo a mano. Andiamo, come sempre, a mettere un cerchio di farina. Apriamo centralmente. Inseriamo al centro lo zucchero. Il sale lo mettiamo sulla farina, così. Mettiamo il burro, la scorzetta di arancia e limone e vaniglia in unica soluzione, le 3 uova. Prendiamo il pezzetto di lievito, lo sciogliamo nel latte. Sciolto il lievito nel latte, mettiamo da parte e iniziamo a impastare gli ingredienti con le mani, sciogliendo bene burro, zucchero e le uova. Adesso inseriamo la metà del latte lievito. Inseriamo la farina. Incorporiamo tutta la farina. Raduniamo sempre tutti gli ingredienti verso il centro. Ottenuto questo panetto solido, apriamo centralmente e inseriamo l'ultima parte di latte e lievito. Vediamo che l'impasto rimane un po' appiccicoso. Cipulliamo le mani e lo facciamo stare 5 minuti a riposo. Dopo 5 minuti andiamo ad arrotolare l'impasto. Vediamo, già è molto più asciutto. E voilà, il nostro panetto è pronto. Lo mettiamo in un recipiente, un po' di farina sotto. Andiamo a coprire con pellicola e come sempre lo facciamo lievitare fino al triplicare del suo volume. In effetti non c'è un tempo, ma dipende sempre dall'ambiente in cui lo facciamo lievitare e dalla quantità di lievito interno. Io l'ho messo in un forno preriscaldato a 30 gradi, guardate che spettacolo! Lievita molto rapidamente, il nostro impasto è triplicato. Vado a togliere, guardate che bello, andiamo a togliere contenitore. Andiamo a lavorare in questo modo. Andiamo ad arrotolare, togliamo tutte le parti morbide. Facciamo stare per 5 minuti, il tempo che si riposa. Dopo 5 minuti di riposo andiamo a lavorare con un pochissima farina. Andiamo a stendere prima con le mani. Dobbiamo ricavare in effetti un triangolo isoscele gigante, in questo caso perché il cornetto è il cornettone gigante. Andiamo a stendere così. Più in lungo che in largo.
Partiamo alla misura più o meno di 5 mm fino a ricavare un triangolo, vedete, gigante, un matterello. Ottenuto il nostro triangolo gigante, lo andiamo ad arrotolare. Giriamo e rotoliamo, diamo la larghezza, vediamo che l'impasto è abbastanza attaccato al piano da lavoro, quindi non c'è bisogno di nessuna lavorazione complicata. E voilà. Cornettone è pronto, lo mettiamo in una teglia da forno con foglio di carta da forno, diamo una leggera pressione, adesso lo mettiamo di nuovo a lievitare fino al raddoppio, se non a triplicare, del suo volume. Il nostro cornettone, guardate come è lievitato enormemente, un pizzico di sale in un uovo, andiamo a sbattere, andiamo a cospargere di uovo, mettiamo granella di zucchero in superficie, andiamo a infornare a 180 gradi al centro del forno, e il tempo di cottura ve lo dico nel mio primo commento insieme alla ricetta completa. Cornettone, guardate che spettacolo, cornettone raffreddato, lo mettiamo in un'apposita navetta e andiamo a tagliare, facciamo prima un taglio laterale e poi interno, a questo punto voilà. Guardate l'interno, che bello! La morte del cornettone per i bambini è la Nutella. Questo è il lato di sotto del coperchio. Guardate qua che spettacolo. Per fare un sacchettino di Nutella mettiamo esternamente, chiudo, taglio e voilà. Tagliamo questo magico cornettone. Pur vero che sarà per i bambini, però mi torno bambino, perché ragazzi, non posso parlare. Iscrivetevi direttamente ai miei canali social YouTube, sono l'esposito pasticcere, Facebook, Instagram e TikTok. Io finisco di mangiare. Alla prossima ricetta.